ma sta cambiando il mondo, ma avete visto i risultatoni? Il mondo sta cambiando. Forse qualcuno si è svegliato. Mi aspettavo anche Milano, invece no, vedi, Milano alla fine. Là c'è un'alta densità mafiosa, quindi aspettiamo con calma. Giusto, hai ragione, sono più ricchi, quindi possono pagare più mazzette. Però, insomma, ballottaggio, il Movimento 5 Stelle conquista Roma e Torino, invece Sala vince a Milano, Grillo ha fatto tutto il suo show dal terrazzo dell'albergo. In realtà non è che ha fatto chissà che cosa. È uscito con un appendino, perché appendino è il nome della candidata del 5 Stelle che ha vinto a Torino, quindi ha fatto la simpatica gag. Questo significa che qualcosa forse sta cambiando. Il problema è che poi leggi, allora, italiani sempre più lontani dalle urne, in 20 anni oltre 18% di elettori in meno ai seggi. Ma questo è normale, perché ormai l'italiano si è rotto i coglioni. Infatti, cioè, perché uno dovrebbe andare poi di domenica, no? A farci prendere per il culo. Cioè. Infatti, vai lì, tu metti il nome di uno, ma poi alla fine decidono loro chi cazzo mettere. Le amministrative no, i ballottaggi, no, ci sono due candidati, sceglie uno o l'altro. Cioè. Ma in generale il meccanismo ormai ha rotto i coglioni. Cioè, ormai in tutto il mondo è così alla fine. Se tu pensi che negli Stati Uniti, cioè, puoi scegliere tra Hillary Clinton e Donald Trump. Però vedi, là ti diverti, perché Trump è un pazzo bastardo. Almeno qualcosa di diverso lo dice. Quando lui dice io brucerò i messicani, ha preso una posizione. Aspetta. In Italia tutte le persone che comunque fanno comizi dicono: ah, risolverò i problemi delle pensioni, risolvo il problema degli immigrati, risolvo il problema delle infrastrutture, renderò i quartieri più sicuri. C'hanno una lista di cose che dicono tutti nello stesso modo. L'ultima di Trump però è bellissima, non so se l'avete letta. Allora, ha dichiarato che se nel locale gay di Orlando, invece di froci, così ha detto, ci fossero state persone armate, voglio vedere come andava a finire. Che cazzo era, una festa di bazooka? Se invece dei froci, ha detto, assholes, credo che sia la traduzione. Assholes e buchi di culo. Invece dei buchi del culo, ci fossero state persone armate, voglio vedere come andava a finire. Questo è il problema. Voi non lo volete come presidente, ma questo ci fa ammazzare da ridere. Sì, ma ci fa ammazzare, quello è il problema. Ma non glielo fanno schiacciare. No? Alla prima che arriva col dito sul bottone rosso per far partire la tonica, l'hanno avvelenato in 6 modi diversi. Comunque tu, Paolo, prima hai detto una roba sacrosanta, nel senso che i politici ovviamente, maestro, l'avrei suggerita. Lui è come Ambra Angiolini, cioè Paolo c'ha l'auricolare come maestro nell'orecchio, certo. Anche in bocca, direi, oggi. Devi fare, non ho mangiato la gomma. Però Paolo ha detto una roba sacrosanta, ovviamente suggerita dal maestro. Cioè, praticamente i politici hanno un elenco di cose, però non è tanto quello che dicono, ma è come lo dicono, capito? Cioè, tutti dicono la stessa cosa, ma poi c'è quello più bravo che ha un lessico migliore, magari non è proprio un ignorante come Razzi, che gli tireresti uno schiaffo forte in faccia. E quindi, se te lo dice bene, allora tu magari un po' ci credi. Allora, scusate un attimo, perché voi non votereste, ma allora ti faccio un esempio. Ciao a tutti, ciao! Ciao! Prego, buongiorno. Se mi voterete, sapete come risolverò il problema. Tutti questi negri che stanno arrivando sono dei campioni nello sport, signori. Perché lasciarli dentro una casa a cibarsi così gratuitamente e a mandare sms alla gente dall'altra parte del mare? Facciamo un secondo campionato di calcio. Facciamo serie AC, creiamo Milan 2, Milan 3, Milan 4. L'Inter l'ha già fatto. Questi sono bravi a giocare a calcio, a giocare a basket, hanno dei cazzi così. Cosa facciamo? Quante donne si sentono sole in Italia? Facciamole scopare. Allora, ragazzi, stiamo parlando di un paese che ha rieletto Mastella con il 60%. Ha vinto Mastella, No, ma poi un paese dove il cittadino si lamenta su Facebook tutto il giorno. Tu scrivi che il sole è giallo, è facile per te che c'è un lavoro. No, aspetta, figlio di puttana, vai a scopare tua moglie. Quanto è grande il tasto che hai toccato, Fazzoli? Aspetta, te lo dico io. Aspetta. Voi sapete che i protagonisti di Gomorra sono stati minacciati? Vero. Sì. No, su Facebook. No. Allora, nella serie c'è uno che ammazza un bambino in una macchina. Ma è una fiction, cioè è una cosa finta. Finto. Se la sono presa con lui veramente. Tu figlio di puttana, per cosa hai fatto? Lo volevano linciare. Sì. Pensa che gente che c'è sui social, ragazzi. E nel frattempo
frattempo leggi su un altro quotidiano importante: l'Italia tasse al top. Praticamente siamo passati dal 39% del 2005 al 43,5%, ma questa è la parte, è proprio il minimo, nel 2015, e nessuno dice un cazzo. Vabbè, ma tasse al top, tasse al top, siamo i numeri uno. Sì, nel negativo, però nel negativo siamo i numeri uno. Tasse al top è il titolo del giornale Spago, raga, tasse al top. Sì, uno dice figa, siamo al top, ragazzi, siamo i numeri uno. Allora, quando vinciamo perché vinciamo, quando perdiamo perché perdiamo, vi lamentate sempre. State su Facebook invece di vivere nella vita reale, stronzi. Ma amici, amici italiani, voi che siete così rincoglioniti da credere ancora nella giustizia, voi che credete ancora in quei quattro politici di merda che, nonostante ve l'abbiano messa in culo da oltre 60 anni, siete ancora lì a credere alle parole che dicono. Lucia, Lucia, sei pronta, Lucia? Lucia, 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 porca troia! Un attimo che sto facendo il pop test, che forse ho preso una malattia venerea. Vai avanti tu, Asturcio, e lanciami da Shopping. Scopato con Wender, allora. E allora ci colleghiamo con me da Shopping.